Školstvo. Da, vogliamo školstvo di sì. E io mi chiamo Alessandro Di Battista e sono vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera. On je podpredsjednik, znači zamjenik vice Komisije vanjskih poslova za 5 Stelle. E penso che voi conosciate più o meno il percorso del Movimento 5 Stelle. Više manje znate ono što radi Pokret 5 Zvijezde. Se poi avete qualsiasi forma di domanda, curiosità, sono a vostra completa disposizione. Ako imate bilo kakvo pitanje, radoznalost, bilo što što vas interesira, na potpuno je raspolaganje, znači možete pitati bilo što. Io sono un amante della Croazia e in generale di tutto il popolo croato, ma anche in generale del popolo di tutte le persone che stanno al di là dell'Adriatico. Io sono un grande ljubitelj croatske i croatskog naroda, ali ne samo, nego i svih ostalih zemalja koji su preko Adriatskog mora. Particolarmente grato alla Croazia perché ha dato i natali a Alen Bokšić, che è stato un giocatore per me fondamentale. Zbog Alena Bokšića, posebno zbog Bokšića, jer za njega je bio posebno. E a voi la parola, e ci interessa conoscere il vostro percorso e, e in bocca al lupo per qualsiasi cosa. Evo, dajem riječ sada vama, zanima nas vaš put, vaše namire i sve ostalo, znači može. Scusate, vi potete passare il microfono? Može passare il microfono. Ja govorim hrvatski, tebi. Da, lui parla in croato a me. Recenzi per quindi traduco io e tengo io. Ok. Zahvaliti gospodine Battisti na ovoj srdečnoj dobrodošlici. Prije nego počnemo, htjeli bismo moderovati Allora, innanzitutto vogliamo ringraziare per questo caloroso benvenuto da parte vostra e prima di iniziare vorremmo farvi un piccolo regalino che abbiamo portato dalla Croazia per voi. Questo è Medizza, Medizza col miele. Ci vorrebbero dei cevapci. Questa è medica, questa è molto alcolica. Medizza. Medizza, sì, perché del miele. Molto grazie, davvero grazie. Uno qua da. Ok, questo è la moglie. Distribuiremo a tutti i componenti della commissione affarese. Oggi se può dieliti svim članovima ove commissione vanjski pot. Dalje. Što je gospodin pitao za naše početke, naše planove. Mislim da je prije svega važno reći da smo mi počeli 2011. godine kao pokret, dakle protiv tadašnjih mjera štednje Vlade Jadranke Kosor. Innanzitutto, se vi interessa come abbiamo iniziato, cosa abbiamo fatto, il movimento nasce nel 2011. Come contromisura alle misure che ha messo Jadranka Kosor, le misure del rigore e del risparmio, che è iniziato in Croazia in una maniera abbastanza brusca e da lì nasce il movimento. Nepoznati smo u tom razdoblju, dakle po sabotaži deložacija. Mi smo se htjeli drugim načinima boriti da ljudi ostanu u svojim jedinim domovima, ali u našoj zemlji institucije ne funkcioniraju, nije bilo drugog načina da nas korumpirani političari čuju. Sì. Siamo conosciuti in particolar modo per il nostro attivismo di fermare gli sfratti della gente che ingiustamente viene buttata fuori dalle case, e quindi noi interveniamo, ci mettiamo lì in una barriera umana e fermiamo questi eventi anche a costo di, cioè facciamo resistenza non violenta, tenendoci, poi i poliziotti fanno quello che devono fare, noi li registriamo, buttiamo online, un po' come fate voi. Però noi in una maniera un po' più radicale, diciamo, perché ci mettiamo contro le forze dell'ordine. Ecco. In 4 anni si sono cristallizzate le persone capaci che non verranno mai nel Parlamento. Mi sono prima focussati Siamo focalizzati particolarmente, in particolar modo anche sulla sovranità monetaria, cioè vogliamo liberarci di questa morsa del rigore e della schiavitù monetaria.
20 godina i to je zapravo glavni uzrok raspada hrvatske ekonomije i propasti hrvatskog društva. Sì, le leggi monetarie che vigorano in Croazia non sono cambiate da 20 anni e proprio per questo motivo siamo venuti noi a fare qualcosa, ecco, con il nostro attivismo, con le nostre... Tužno je zapravo što smo jedino mi, kao nova generacija od 20 godina, snašli hrabrosti da otvorimo to pitanje. È molto triste purtroppo che dopo 20 anni siamo proprio noi, cioè loro i giovani, a fare queste mosse, a fare queste cose, a esporsi per dire queste cose. È capitato a noi la stessa identica cosa. Ecco, sì. Ecco perché siamo qua, perché ideologicamente siamo vicini a voi. Važno je reći da su sve stranke u Hrvatskom saboru i u svim sazivima sabora do sada, znači potekle od one partije iz 90-ih, samo su nastale znači odlamanjem ili pripajanjem, ali jedna stranka se nije dignula od dna od naroda. Ah, ok. È importante anche dire che dagli anni 90 fino a tempi d'oggi tutte le persone che stavano in politica allora stanno in politica adesso, cioè si sono divisi i partiti, le cose e stanno sempre lì a governare in una maniera non decente, diciamo. Sada se migra generacija, došli su mladi ljudi, zapravo mi smo ta organizacija, mi smo taj pokret koji će znači donijeti velike promjene na hrvatsku političku scenu, otvarajući najvažnije pitanje. Ecco, adesso dopo tanto tempo ci siamo noi, intendiamo a fare grandi cambiamenti sulla scena politica croata, lo faremo, e in vista dell'entrata in Parlamento siamo qui anche per dividere con voi le vostre esperienze, per chiedere anche qualche consiglio, a cosa andiamo incontro. Hrvatska mladež, hrvatski narod vidi da je nitko ništa u svojoj zemlji, da su tajkuni i bankari preuzeli svu moć, da zapravo čiste teren, uništavaju narod, raseljavaju ga, osiromašuju. I banchieri che non hanno alcun riguardo per nessuno, che cioè, mandano in povertà la gente, senza alcun riguardo, anche la gente che difendeva quella terra, che ha fatto la guerra, cioè non hanno alcun rispetto per nessuno, e fanno queste cose. Noi adesso con tutti i mezzi gli staremo contro. Zapravo narod je već izgubio volju da se bori, izgubio je nadu da se išto može promijeniti i tek mojom kandidaturom promijenila se svijest i vidjelo se da se može nešto napraviti u Hrvatskoj i da se može pobijediti. Il popolo croato, cioè, ha perso anche la voglia di combattere questa cosa, è triste, è soppresso. Appena dopo le ultime elezioni dove Ivan ha preso quei 17 famosi per cento dei voti, si è visto che in Croazia si può fare qualcosa, che si può cambiare. E la coscienza delle persone è cresciuta un po' adesso e sta crescendo. I mi sada zapravo okupljamo, ne nužno kao stranka, nego kao pokret, kao jedna ideja novoga puta, cijelo hrvatsko društvo i usmjeravamo te resurse kako bismo izbacili, znači, mogu reći i okupatore, te lopove, sa moći hrvatskog društva. Možeš ponoviti onaj prvi početak, pogubio sam. Znači, okupljamo ovo. Ah, sì. Sì, stiamo raccogliendo appunto le persone giuste che possono fare un cambiamento da questo punto di vista economico. Ecco, ci sono delle persone che, a parte i membri della presidenza, che lavorano su questo problema, che lavorano sulle soluzioni di questi problemi. No. Io vi dico un paio di cose dopo la mia esperienza 2 anni in Parlamento, se posso condividere alcuni consigli. Nekoliko savjeta će nam dati nakon što je 2 godine u parlamentu, ako može si dopusti da nam... Da. Il tempo è dalla vostra parte. Vrijeme je na vašoj strani. Non abbiate fretta. Nemojte se žuriti. La coerenza è un valore che alla lunga paga. Coerentnost je jedna vrijednost koja na duge staze si isplati. Se noi avessimo fatto un accordo con il partito di maggioranza,
da smo mi bilo pristali na bilo kakve kompromise i dogovore sa onim vlastima koji su bili na vlasti. Io magari oggi ero ministro. Ja bi danas bio ministar. O sottosegretario. Ili pod segretarni. Però non mi potevo guardare allo specchio. Non mi sarei potuto guardare in faccia. Ne bi se mogo pogledati u ogledalo, pogledati svoje lice. E il Movimento 5 Stelle sarebbe morto. A potrebbe zvijezdica bi probao. Recite mu da kad bismo mi koalirali sa nekim od velikih stranaka da je sudjelovao u vlasti, da bi Živizice sutra raspao. E in ogni caso siamo coscienti, no? Se facessimo qualsiasi coalizione con qualcuno dei partiti saremmo morti subito, cioè si disgretola tutto. Se doveste voi entrare, ve lo auguriamo, in Parlamento? Ako vi uspijete stvarno ući u Parlament? Se oggi sentite pressione 10, dopo sentirete pressione 1000. Ako danas imate u skali osjećaj pritiska na 10, onda ćete kad uđete imati pritisak na 1000. Proveranno in ogni modo a contaminarvi. Na svaki način će pokušati da vas zagade, tako rečeno. Comprarvi. Da vas podkupe. O minacciarvi. Ili da vam prijete. Spesso faranno le tre cose assieme. A najčešće će se dešavati sve tri zajedno. To se događa upravo sada i mi se jako dobro nosimo s pritiskom. C'è un modo di resistere, uno solo. Postoji samo jedan način da se oduprete tome. Contemporaneamente alle attività parlamentari, usporedno sa parlamentarnim aktivnostima, portare avanti attività politiche sui territori con la gente che soffre. Voditi politiku na territoriju sa ljudima koji pate, koji su u problemu. E se voi vi occupate di dove era scritto qua di barriera umana, degli sfratti, evidentemente lo sapete bene. Quella è un anticorpo. È un anticorpo, sai che è un anticorpo? Anticorpo, sì. Anticorpo, la stessa idea, solo che è un po' diverso. È una medicina, Io non penso che nel Parlamento che i politici siano tutti ladri. Kaže da ne misli da su svi političari u parlamentima lopovi i pokvareni. Penso, dopo due anni in Parlamento, che il problema in Italia non sono i ladri, ma gli onesti che stanno zitti. I mislim da nakon dvije godine mog iskustva u Parlamentu, problem nisu lopovi, nego su problem oni pošteni koji šute. E questo il sistema democratico parlamentare poco a poco ti spinge al silenzio. A ovaj sistem demokratsko parlamentarni malo po malo te pritišće na šutnju. Perché è comodo fare il deputato, stare nei bei palazzi di Zagabria? Da, kaže, jako je komodno biti u Zagrebu, tamo u tim palačama i da. Però izgubi se znači onaj osjećaj realnosti, Toni. E il Parlamento ti stacca dalla realtà. Ecco, io gliel'ho già tradotto. Ok, quindi il più grande consiglio che io vi posso dare è fate di tutto pur di non staccarvi dalla realtà. E njegovi najveći savjet da učinite bilo što, samo da se ne odvajate od stvarnosti, od ovog otkuda ste došli, od kuda potičete. Se non vi staccherete dalla realtà, ako se to ne dogodi, potrete fare errori, potrete sbagliare qualche comunicazione, sicuro. Ci sarà qualcuno, una mela marcia all'interno del vostro movimento, ma ci vorranno 10, 20 o 30 anni, io non lo so quanto, voi andrete al governo. Sicuro, perché tutto il movimento mondiale sta andando verso la direzione della sovranità e in direzione della democrazia diretta e partecipata. Cijeli svijet, svi se kreću prema tom istom cilju, prema monetarnom suverenitetu i direktnoj demokraciji. Noi, l'ultima cosa, noi abbiamo due anni fa preso il 25%. Mi smo prije dvije godine uzeli 25%. Grazie a Beppe Grillo. E basta. Beppe Grillo. E basta, solo grazie a lui. Samo mio, hvala. In questi due anni noi stiamo ogni giorno aumentando il consenso, che non è il 25%, è di meno. Mi svaki dan, u svakom slučaju, povećavamo naš
naše rejtinge, naše glasove, ali još uvijek smo na manje od 25%. Ma che è solido, reale. Ali è čvrsto, realno. Le persone che conoscono il Movimento 5 Stelle, che si informano, che vengono ai nostri eventi, non sono elettori, sono innamorati del Movimento 5 Stelle. Osobe koje upoznaju pokret 5 zvjezdica, to nisu glasači, to nisu biračko tijelo, oni su zaljubljeni u pokret 5 zvjezdica. Che dice lei? Che lo sa? Fanatici. Fanatici, sì. Sì. Diciamo con un'accezione positiva del fanatismo. Sì, positivo, non fanatismo. Sì. Questo significa che sono due anni che stiamo facendo il nostro dovere. L'ultimissimo consiglio che vi do, se voi pensate che un'idea che vi viene non funziona, ako mislite da neku ideju koju imate neće uspjeti, ne, nije dobra. Perché va contro la morale, il costume, la comunicazione tradizionale. Ako je, zato što ide protiv tradicionalnog načina razmišljanja, protiv tih obrazaca ponašanja. Significa che funziona. Znači da idete u pravom smjeru. Funzionerà, sicuro. Quindi fate tutto quello che pensate che non funziona. Cosa avevi detto? Io sono soltanto tutto perché io e lui... Noi rifiutiamo tutti i soldi pubblici per la campagna elettorale. Ci è venuto in mente di finanziare la nostra campagna facendo i camerieri e portando le pizze. Noi parlamentari. A Napoli, 3 settimane fa che abbiamo fatto questo evento, c'erano 5.000 persone in fila sotto la pioggia pronte a darci i soldi. Bilo je 5.000 ljudi che su radili oni prije 2 mjeseca kad su napravili to, 5.000 ljudi koji je htjelo pizzu kupiti spremni da im daju novac za kampanju. Quindi quell'idea che nessuno ha fatto mai, perché non si erano mai visti dei parlamentari che facevano i camerieri. Ono što se nije nikada na svijetu vidjelo da zastupnici saborski su i konobari. In realtà funziona. U biti funzionira. Auguri. E sretno. Grazie. Htio bih samo kratko reći da kada se elite otuđe od naroda, to je put u propast. Apsolutno svjesni da morate stalno biti sa ljudima, sa glasačima, sa narodom, pogotovo sa onima koji su u problemu, jer to je jedan ispravan put rada i smatramo također da je direktna demokracija napredniji oblik demokracije od zastupničke. Quando le elite cominciano a distaccarsi dalle persone, solo che lui le parla troppo lunghe, scusate, previše dugačke mi rečenice slažeš, onda mi na pola, znaš. Quando le elite si distanziano, la via verso il crollo è imminente ed è una vergogna per la politica, ecco. E onda, è la democrazia diretta è il primo, è l'unico vero modo per fare. Esatto, it's a process. Sì, io sono convinto che oggi, anzi che domani, Zatra, come si dice domani? Sutra. Che domani vedremo alla democrazia rappresentativa come oggi guardiamo alla monarchia assoluta. Da, da ćemo sutra gledati na ovu demokraciju kako danas imamo kao na nešto iz prošlosti, kao na ono, totalno nešto zastarjelo. I to će se sigurno desiti. Quali tutti i paesi sono assieme qua da sud? Quali tutti i paesi fate alleanza questa con sud? Noi abbiamo proposto un'alleanza dei paesi del Mediterraneo. Mi smo predložili jedno savezništvo sa svim zemljama Mediterana. Possiamo sempre pensare di allargarlo ai paesi dell'Adriatico. Možemo uvijek i razmišljati o tome da ga produžimo i na zemlje Jadranskog mora. Questo perché abbiamo studiato che le economie di Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia messe assieme. Dato što smo izračunali da kad bi se Italija, Francuska, Grčka, Španija i Portugal stavile zajedno, la terza economia a livello mondiale. Da su to onda treća sila ekonomska na svijetu. Dopo Cina e Stati Uniti. Poslije Kine i Sjedinjenih Američkih Država. L'idea di un'unione di paesi tramite movimenti che sono
contro la centralità appunto del potere di in Bruxelles, Francoforte o Washington. Znači jedna ta savezništvo između zemalja koje su protiv te dominacije unilateralne te centralne vlasti di Brisela i ostalih centara moći. È un nostro obiettivo politico. To je naš cilj u biti. Mi se isto slažemo da svijet ne smije biti dominiran jednom silom, treba postojati multipolaran ekonomski svijet. Anche noi siamo d'accordo su questa cosa, che deve essere decentralizzato il potere proprio per dare spazio a diversità anche a livello economico o qualsiasi altro. Ecco. Il nostro popolo voleva così tanto il cambiamento che con soli 3.000 euro di donazioni siamo riusciti a prendere il 17% dei voti per la presidenza. Lui come presidente della Croazia, Ivan Vilibor, lui. Complimenti. 3.000 euro. 3.000 euro, sì. La prossima volta cercate di risparmiare. La prossima volta malo provamo a uštediti, još smanjit malo. Se posso aggiungere anch'io che i soldi che ci sono stati dati per questa campagna noi non li abbiamo lasciati come avete fatto voi, ma comunque abbiamo in piano di fare dei progetti per i cittadini con quei soldi lì. Sì. Ecco. Questa sarà chiaramente una vostra decisione. Noi meno abbiamo a che fare con il denaro e più siamo sicuri di non contaminarci. Oni što manje imaju posla sa novcem, to su sigurni da se neće zaraziti od te bolesti, nazovimo ju takve. Sì, questa è una nostra scelta, però. Kaže, to je naš izbor, ali možda vi u Hrvatskoj znate neki drugi način kako ćete, možda ste vi, ne znam, bolji, pa ćete uspjeti kontrolirati pošast prema novcu. Sì, mi želimo. Sì. Però sai, la corruzione è insita nell'essere umano. Cosa per l'economia, se questi sud dei paesi, quale sarebbe l'economia che andrebbe per andare avanti con questi? Beh, tutta l'alleanza dei paesi qua del Mediterraneo, quale sarebbe l'idea, l'economia che noi andiamo avanti senza quelli altri? Beh, l'idea. Noi abbiamo preso una posizione chiara sull'uscita dall'euro. Čvrsti stav da izađemo iz eura. L'abbiamo presa ponderata, riflettendo negli ultimi due anni. Mi smo to zaključujući i razmišljajući u zadnjih dvije godine zaključili da je to najbolja stvar. Ci sono vari modi per uscire dall'euro. Abbiamo studiato poi la disgregazione di unità monetarie nel corso dei decenni. Ce ne sono state tante di unioni monetarie che sono venute meno. Kaže da su oni dobro proučili što bi se desilo da se to sve taj sistem raspadne eura i to, da znaju u šta bi išli, jer su da je već palo jako puno tih unija monetarnih i da se ništa nije desilo. Abbiamo visto anche l'esempio di Tsipras in Grecia, che sia difficile uscire unilateralmente dall'unione monetaria. E budući da smo vidjeli na primjeru Tsiprasa iz Grčke da è jako teško sam izaći iz tog sistema monetarnog. Per cui pensiamo che la possibilità di un'uscita assistita, un'unione monetaria alternativa dei paesi del sud Europa, sia una strada percorribile. Kaže da su zaključili da bi taj, da ako bi to napravili svi zajedno sa svim zemljama koje žele izaći, da bi to onda bilo puno lakše za svih. Per noi non si può contrastare l'austerità senza contrastare l'euro. Euro e austerità sono la stessa identica cosa. Ne može se boriti protiv austeritija ako zadržimo euro. Euro i austeriti idu ruku pod ruku i jedino zajedno ih se može ukloniti. Ali političari nas stalno uvjeravaju da možemo ostati u eurozoni ili Europskoj uniji, znači imati i euro i provoditi mjere štednje. Ci stanno convincendo i politici in Croazia che si può fare mantenere l'euro e comunque continuare. È impossibile, nemoguće. It's madness.
Sì, però ci arriviamo, eh. Noi insomma poi vedremo quello che succederà, ma la Grecia o uscirà dall'euro o è fallita. Vediamo cosa si desita, la Grecia o izlazi iz eura o è propala gotovo, nema više. Infatti per quello stanno provando a farsi cacciare praticamente. Adesso pokušavaju na bilo koji način da naprave da ih potjeraju. Per poter avere anche magari il pretesto politico di dire mi avete costretto ad andare dalla Cina o dalla Russia. Na neki način da bi mogli onda reći njima izbacili ste nas, prisilili ste nas da idemo u Kinu ili u Rusiju tražiti druge partnere. Mi smo naravno u kontaktu s njima i znamo da oni na taj način razmišljaju. Noi siamo in contatto con loro e sappiamo che loro pensano in questa maniera. Ci također protivimo dolasku eura u Hrvatsku. Siamo anche noi ci opponiamo all'entrata in vigore dell'euro in Croazia, perché noi non abbiamo ancora l'euro. Però non abbiamo neanche la sovranità, non sta a pensare, perché si stampa in Germania la cuna. Ce la imprestano, poi la scambiano come euro. Cioè la nostra banca nazionale funziona come un cambio valuta, no? Per noi stampare moneta è come respirare. Da noi si stampa ti novac kao disati. Slažemo se, naravno. Mi u Hrvatskoj imamo najgori mogući financijski sustav i zato se borimo za taj suverenitet. Noi abbiamo il peggior possibile sistema monetario in Croazia, per quello che stiamo combattendo proprio per la sovranità monetaria. Za svaki 7 kuna u opticaju mi moramo imati 1 euro u rezervi. Per ogni 7 kune che vanno in giro in Croazia noi dobbiamo avere un euro in deposito. In deposito, un euro. Sì, è la mafia internazionale, quella che va con la cravatta, ma è più pericolosa di quelli che hanno il fucile. L'autorità internazionale mafia, così loro con la cravatta, ali je više opasna nego oni koji hodaju sa puškom. Međunarodna bankarska mafija. Mafia internazionale, no? Sì. Bancaria. Bancaria. E ripeto, sì, quello che faranno è provare a farvi diventare uno di loro, eh? Questo lo faranno sicuro. Ono što će pokušati s vama kad uđete u parlament, pokušat će vas na sve načine preokrenuti da postajete jedan od njih. Questo lo faranno sicuro, perché per loro avere un fattore di diversità internamente è pericolosissimo. Recimo da mi živimo za dan kad oslobodimo našu zemlju. Sì, lei ha detto che stiamo vivendo per il giorno di liberare la nostra terra, cioè nessuno c'ha qui le cose, però io capisco quello che volevi dire, no? Ci proveranno, oni će pokušati da vas preokrenu, da vas, neke će uspjeti preokrenuti. O tome vam on govori, nešto će se tu i dogoditi. I bilo kakva različitost, to je rekao Brio, njima smeta unutar tog unilateralnog načina vođenja uopće politike. Mi na odgovorne funkcije stavljamo samo ljude koji shvaćaju kako funkcionira financijski sustav i oni koji to shvate jednostavno vide da nema smisla praviti se. Noi mettiamo solo persone che capiscono questo sistema marcio in posizioni di rilevanza e così manteniamo la strada di combattere questo fenomeno, questa cosa. Sì, però anche tutti i partiti sono nati con le migliori intenzioni. Zapamtite da su sve stranke rodile sa dobrim namirama. Quindi bisogna ridurre le possibilità di contaminazione. Moraju se smanjiti mogućnosti kontaminacije. Per noi la strada che abbiamo scelto sono massimo 2 legislature e poi via. Za njih su jedina točni put je da svaki kandidata odradi 2 mandata i da nakon toga se vraća u društvo. Perché io oggi so, anche se sto in Parlamento, che farò ritorno nel mondo reale. Zato što ja danas znam da bez obzira što sam ja danas na ovoj funkciji i tu sam u parlamentu, ja ću se vratiti nazad. E quindi sarà mio interesse migliorare il mondo reale perché vi farò ritorno. I znači u mom je najboljem interesu da se borim da se stvari promijene vani zato što ću se ja vani vratiti poslije. Questo è la migliore strada per evitare la contaminazione. To je najbolji put da se izbjegne kontaminacija. I odvajanje od realnosti, distanciranja. Esatto.
Mi smo tekom 4 godine svog rada imali ljude koji su došli, znači, uzeti nešto za sebe, ali oni su nestrpljivi, ne mogu čekati i sami su otišli, pokazali su se tekom godine. In questi anni che noi dell'attivismo ci sono state delle persone già all'interno che sono venute per vari propri interessi, che avevano fretta e si sono già vendute, sono andati da destra a sinistra già dopo le elezioni, dove Ivan ha preso i voti, no? Hanno fatto vedere la faccia. Restano solo quelli che credono nella idea, perché vengono sgamati, devono guardare me, lui, in faccia. Poi qui c'è gente, controllori, ex poliziotti. Le mele marce, mandatele via subito. Subito. Mi smo svi ovdje, znači, uhićivani po nekoliko puta. Ja sam osobno 7 puta uhićen. Tutti qui sono stati arrestati un paio di volte, lui personalmente 7 volte. Aiutando però le persone, no, è chiaro, è la disobbedienza civile gandiana. Sì, che tutta i gandhiani. E nulla, in bocca al lupo, sarà un piacere magari vederci una volta in Croazia, veniamo a trovarvi. Ci piacerebbe vedere, a me piacerebbe vedere il vostro programma sociale, economico. Kaže, dobro, da možda ćemo se, da bi bilo jako osobno drago da se vidimo u Hrvatskoj, da dođu oni kod nas i da bi njemu osobno se jako sviđalo da vidi naš program. Cioè, noi del Movimento 5, mentre per i partiti il programma non conta niente, per noi è, il programma è una Bibbia, è un Vangelo. Kaže da za ostale stranke nije bitan taj program, oni ga niti ne gledaju, ali za njih je to Biblija. Se io, sì, in senso metaforico. Sì, 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 in senso metaforico capisco. Ok. se voi scrivete un programma, io mi fido che quello che voi scrivete è quello che volete fare sul serio. Ako pročitam vaš program i vidim ono što piše unutra, znači ja ću shvatiti da ćete vi to napraviti ono što piše u tom programu. Perché se leggo il programma del partito di destra o di sinistra in Italia, io so che non è quello che vogliono fare. E la cosa cita non bilo quello di lieve, io desne o politiche opzioni in Italia, programmi a snandato mio uno che c'ho in Napravi. Ok, quindi se ci mandate il vostro programma, ce lo studiamo, ci farebbe piacere. Quando non scegliete il vostro programma, bilo che non drago da capruccimo. Però ti dico che il programma si sta ancora costruendo, non è ancora pronto. Anche in vista di questo siamo venuti qui a parlare con voi. Recimo da smo napisali knjigu koju smo tiskali na svoj trošak u 10.000 komada i podijelili ljudima, da ona. Kako je nastao novac? Da. Uno dei presidenti, dei fondatori del nostro movimento ha scritto un libro, come sono stati creati i soldi. Con i nostri fondi si è fatta una edizione di 10.000 pezzi. Io sto facendo la traduzione in italiano adesso di questo libro. Ve lo farò avere appena pronto. Il programma lo tradurremo in italiano e ve lo manderemo. In 10 giorni, però se non ce la facciamo, perché vogliamo completare, no? Nema giurbe. Naravno, recimo da ćemo ga vrlo rado prihvatiti u Hrvatskoj. Vi accoglieremo molto volentieri in Croazia, cioè anche se venite in più di voi non c'è problema. Se volete al mare o in Zagabria, dove volete voi. Dubrovnik. Beh, vedremo, si può fare. No, Dubrovnik, così bello, Croazia, bellissimo. Scusa, una domanda, il vostro rapporto con la stampa, com'è? Quale rapporto? Il rapporto con la stampa è un po' simile a quello che avete vissuto voi qui. Io vi ho seguito dall'inizio, come ho detto, so come è, lo stesso modo. Alcune cose sono stato in grado di prevedere cosa succederà lì in base a quello che è successo qui, e poi mi sono attivato tramite Tim, che lo conoscevo, lui è un grande attivista, che uno che combatte forte. Si vede. Sì, vi faremo avere questo programma, è una bella cosa essere qui oggi proprio con voi. Poi noi tutti siamo molto interessati a queste, appunto, alle azioni di sostegno contro gli sfratti, perché questo...
queste sono delle idee che ho visto che funzionavano anche in Grecia, che Tsipras ha anche aumentato la sua forza grazie a queste azioni. Noi queste non le abbiamo fatte ancora e io faccio parte di un gruppo all'interno del movimento che spinge per creare un vero e proprio scudo umano, un progetto scudo umano, lo abbiamo chiamato in questo modo, attivo del Movimento 5 Stelle. Io faccio un po' parte di un ala un po' più movimentista all'interno del Movimento 5 Stelle. Ok, on kaže da ga jako zanima posebno taj naš aktivizam što se tiče tog spriječavanja ovih deložacija, zato što je vidio da je to i Ciprasu pomoglo dosta pred izbore. Pita da ga je podiglo. Pita da li želi da pustimo jedan YouTube video, ne? Ok, rizat ćemo poslati. Da, i šta je još rekao? Da ga to zanima zato što i oni sad rade na jednom programu skudo umane, što je u biti isto... Dajmo recimo da smo do sad spasili preko 150 obitelji od deložacije. Come si fate la nostra platforma delle lezioni dirette tramite internet, se potete qua un po' guardarci con il computer, come farci aiutare un po', li provo a vedere solo come... qualcosa che come possiamo fare anche noi tramite... Penseremo a dove indirizzarvi, perché noi in Parlamento non ci occupiamo di questo, però... No, con l'informatica, come fare il programma e come funziona il vostro sistema. Il software proprio. Il software, come... Beh, questo è il discorso del software, è l'unica cosa che gestisce sul serio Beppe Grillo. Ok. È l'unica. Però vi possiamo dare delle informazioni, sì, di software. Penso che abbiamo costruito un software nostro. Lui, sì, bisogna parlare con Beppe Grillo. Beh, o diciamo pure con Gianroberto Casaleggio. Ecco, sì. Che praticamente lui è anche insieme a Beppe Grillo il fondatore del Movimento 5 Stelle. Sì, sì, sì. Il Movimento l'hanno fondato loro due, sì. Sono due persone normalissime. Uno, Beppe, è un artista, quindi è eccentrico, è un artista, un vulcano di idee. È una vulcana, una vera idea, concreta, azione. Gianroberto invece è una persona molto pragmatica, molto lineare. Però tutte le decisioni, seguendo il programma, che poi il programma è stato costruito in rete, tutte le decisioni che prende il gruppo parlamentare le prende autonomamente. Non abbiamo mai chiamato Grillo Casaleggio per prendere decisioni, cioè totale autonomia. Riguarda ogni suo programma politico, se rade un po' autonomo, non ci sami, bez da se savjetuju sa Beppe Grillo, znači osim što poštuju one statuto unutarnji njihov. Abbiamo delle linee guida del programma. Quando invece ci sono da prendere delle decisioni che magari vanno oltre il programma, interviene la votazione online. A kada dođe do situacija da iznad programa postoje problemi na koje ne mogu riješiti, onda ulazi u igru taj online glasanje koje je unutar pokreta gdje se većina odglasa kako će se postupiti za bolje sve. Sì, un'altra cosa che hanno risposto prima, che non ti ho tradotto, è che nell'attivismo in questi 4 anni abbiamo salvato 150 famiglie dallo sfratto. 150 famiglie stanno in case loro adesso, che dovevano essere dalle banche straniere, cioè casi particolari della fregatura del cambio del franco svizzero. Perché la gente sta morendo, e ora ancora qua va bene per noi. C'è un controllo dall'America totale. Guardate che anche qua, non credete. Che ci uccidono tutti, ogni giorno da 8 a 10 persone muoiono. I medi, nessuno deve parlare niente, se sta certo. Tutto sta zitto. È uguale qua. 8 a 10 persone ogni giorno si buttano dai grattacieli giù e tutti devono stare zitti. C'è guardate che qui è uguale, identico. C'è un casino che succede, certo. Che c'è una fame che sta arrivando, proprio un casino. Quest'estate se non ci sarà turismo che ancora ci... Anche noi ci stanno economicamente uccidendo, come la Cambogia, come Vietnam, con i chemtrails là. Io vivo giù al mare a Rijeka, Opatija. Ci stanno ammazzando col turismo che noi... Adesso sto anno, sto inverno, da noi succede un casino, voi ancora qua, noi siamo già tutti là, pronti per fare casino, quasi. Voi non vi siete presentati nel consigliere comunale di Moscenicica Draga, che è un bellissimo, una bellissima parte vicino a Rijeka, vicino a Abbazia, vicino a Opatija, è un bellissimo posto. E voi siete tutti all'interno delle istituzioni?
Solo io direttamente sono dentro. Però lui era il candidato presidente. Lui era il candidato e ha preso il 17%. Sì, sì. E sì, abbiamo adesso fondato, cioè per le elezioni. Quando ci saranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento? Quando ci saranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento? Tra 10 mesi, si parlava anche del 3, alla fine di questo anno o all'inizio del prossimo, sì, gennaio, il 3 gennaio, la data che sono stati vittoriosi la sinistra croata. In base alle anchete. Anchete, come si dice? In base ai sondaggi siamo terza forza politica con il 16%. Valjalo bi istaknuti da na zadnjih nekoliko deložacija da je policija znači odustala od provođenja deložacije i da jedino u biti je policija sa svojim privilegijama štit između elite i građana, to jest nas. Nell'ultimo la polizia dietro di noi ed abbiamo una polizia ancora corrotta e una polizia buona. Abbiamo la polizia buona dietro di noi adesso. Adesso, da questo qua, c'è la polizia buona dietro di me e c'è la polizia quella rossa che devo andare. Adesso mi serve l'aiuto dentro per cominciare, per andare, per ammazzare fino alla testa. Ci serve l'aiuto della polizia da fuori perché non ci ammazzano tutti là se voi non ci aiutate. Qua dall'Italia, qualcuno che aiutate la polizia, qualcosa un po' tutto assieme, perché non ho capito niente. No, che lui volevate dall'Italia. Aiutare un po' internazionalmente con la polizia vostra, internazionalmente non si può fare niente. No. No, ma comunque ti si cerca di sentire raccontare. Che agli ultimi sfratti che sono stati, la polizia ha rifiutato a fare il proprio dovere, cioè non ci sono stati quelle barriere umane, si sono solidarizzati con la gente. Sì, sono stati puniti, però ci sono quelli buoni che diciamo vogliono proprio in città di Rijeka, no? Ali è problem što je naša policija privilegirana od strane. È il problema che la nostra polizia è privilegiata dalle banche straniere con prestiti con le tasse minori, con le cose che per fare il modo di fare il scudo. Di fare il scudo tra di noi e tra di loro, tra l'elita e i cittadini. I da je žalosno što policija znači radi u službi banaka, a ne u službi nas građana. Ed è anche altrettanto triste che la polizia lavora come serva alle banche straniere e non al popolo che la paga dalle proprie tasse. La najžalosnija stvar je što država plaća, znači, deložacije u, znači, za strane. Che, sì, che il nostro stato croato paga questi poliziotti per fare questi sfratti con i nostri soldi, per fare questi sfratti per le banche straniere. Cioè noi siamo sotto occupazione. Dal 2008 al 2013 sono incrementato queste cose dei sfratti per 2000%. Adesso le fanno anche in segreto, visto che si sono resi conto della forza della nostra organizzazione, della capacità di trovarsi in grandi numeri sui vari posti che li rende quasi impossibile di portarci tutti di peso morto via. Jer stvar je u tome što novaca u državi više nema, i soldi non ci sono più, hanno mangiato tutto e adesso è arrivato il momento di prendere anche gli immobili e tutto quello che resta. Grazie, sì. Purtroppo dobbiamo chiudere perché abbiamo un altro appuntamento, non abbiate fretta, ripeto, questo è il consiglio più grande, fate le cose per bene, passo dopo passo. Noi vi ringraziamo che ci avete accolto qui, speriamo di rivedervi al più presto lì. Magari adesso, non so, chiudiamo, scambiamo qualche contatto almeno con i ragazzi che entreranno in Parlamento. Assolutamente. Così facciamo questa cosa. Capite da lì se possiamo fotografare, signore? Sì, vorremmo anche fare delle foto un po' con voi.
Ok, ništa nije problem. Gli hanno preso il telefonino, c'è un cellulare, c'ho io l'iPhone. Alex, te le faccio anch'io le foto e poi te le mando via mail, va bene? Va bene, grazie Carlo. Mi dispiace che non si è mostrato la macchina, mi dispiace. Sì. Sarà stato comunque sì. Abbiamo già, sì, qualche altra parola, abbiamo già fatto l'incontro con il Movimento 5 Stelle di Trieste, con Andrea Ussai e Paolo Menis, che sono per la regione Friuli Venezia Giulia. Questo sì. Noi non ci conosciamo, noi abbiamo fatto tutto in rete, quindi siamo tanti nel movimento, siamo, ci sono 1600 persone elette ad oggi, sì, in Italia, elette, 1600, e ora tante altre perché entriamo in tutte le regioni adesso. No, vogliamo solo mandare il messaggio a Beppe Grillo che ci veda, no? Esistiamo, combattiamo, abbiamo bisogno di che ci veda. Ora glielo dico io. Va bene, ti ringrazio. Zahvaljujemo vam što ste odvojili vrijeme za nas i pozivamo vas naravno da se nađemo i u Hrvatskoj kako ste predložili. Ecco, vi ringraziamo con tutto il cuore che ci avete accettato e certamente vi invitiamo di venire da noi. Grazie a voi, è stato un piacere okay. Grande, un bello scambio. Ok, za njih je bilo veliko zadovoljstvo da smo izmijenili mišljenje, da smo se upoznali. E grazie per i regali, la prossima volta vi porteremo il vino pure noi. I hvala na poklonima, drugu put ćemo vam donijeti isto vino. Grazie.